Alleluia, 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 alleluia. E buonasera a tutti ragazzi dal vostro Cartal Curva Nord e con la boccia in mano. Stasera con la boccia in mano. Finalmente ragazzi, dopo le mezzanotte scattano i miei 38 anni, quindi sarà il mio compleanno e il mio grifo finalmente, finalmente, alleluia, ha vinto. Allora, prima di iniziare il video, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate mi piace e seguitemi su Instagram, ragazzi. Il link lo trovate in tutte le live che faccio. Allora, Virtus Entella Perugia finito per 2-0 per i colori più belli del mondo, per i colori più belli del mondo che sono il bianco e il rosso. Allora. Chiedo scusa, ma ascoltatemi bene quello che ho da dire. Ascoltatemi bene tutti. Vittoria importantissima, no importante, importantissima. Vittoria finalmente rotonda. 2-0. Timbrata da Pietruccio, Iemmello e Cristian. Buon aiuto. Allora, analizziamo la partita e facciamo un po' di esamina della partita. Intanto sì, mi chiederete, chiedi scusa a Oddo perché è appena entrato ha vinto. Ok, ci sta. Che io chiedo scusa a Massimo, non c'è problema. Però, una domanda mi viene da pormi, però. Se con questa squadra i mezzi di oggi hanno portato a questa vittoria, giocata solo al primo tempo perché al secondo, ragazzi, francamente mi sono rotti i coglioni. Che è stata una partita a battere e ribatti, sfuriate. Vabbè, dopo ne parliamo. Cominciamo a analizzare il primo tempo, no? Ma se questa partita sono gli stessi calciatori in cui il signor mister Serse Cosmi non è riuscito a vincere, io mi faccio un po' di domande. Io me li faccio un po' di domande a questo punto. L'avrà forse messi dove lui praticamente aveva iniziato e quindi di conseguenza avrà giocato meglio di sempre? Sarà forse questo l'aneddoto giusto che serviva a questa squadra che non ha vinto prima perché i propri giocatori sono stati messi nella propria posizione e quindi di conseguenza questa è la prestazione che volevamo? Va bene, ok. Però questa cosa non mi sta bene a questo punto, però, perché la felicità di oggi, la contentezza di oggi, che non mi sto lamentando di nulla, anzi, sono super felice e finalmente posso gioire. Chiedo scusa per la rassegnazione che ho avuto nelle scorse ultime post partita, ma i risultati non stavano più avvenendo. Sarà forse perché non ho messo più la maglia, raga, chissà. Battutaccia. Comunque, di chiedere scusa a Massimo Oddo che finalmente ha portato la vittoria, io ci sto a chiedere scusa a Massimo, non ci sono problemi. Ammetto che oggi ha preparato la partita alla perfezione, non ha sbagliato nulla. Però io, come ritorno a dire, appunto, però qualcosa mi dovete spiegare perché prima con Serse queste partite non venivano. Adesso andiamo all'analisi della partita, ok? Andiamo all'analisi della partita. Un primo tempo giocato con l'Entella che prova subito, immediatamente a fare subito la partita, ma poi è uscito fuori il meglio del nostro grifo. Con un palo di Cristian Buonaiuto, subito subito, che lì ho detto ecco il gol, invece por cazzo, e vabbè, c'è sta, c'è sta. Poi ragazzi c'è stato un calcio, secondo me un calcio di rigore non dato a Pietro Iemmello lì in area di rigore, non so se ve lo ricordate, in quell'azione convulsa dove lui da un lancio, non mi ricordo se era di Dragomir, non mi ricordo di chi, lui praticamente scavalca il difensore parerebbe che si protegge con la mano. Ma è da discussione. Poi subito subito straripante Pietro Iemmello, diagonale rasoiata al palo più lontano del portiere. E il portiere dell'Entella ha battuto e facciamo 1-0. Secondo gol, ragazzi, grandissimo lancio di Dragomir che pesca il jolly Cristian Buonaiuto che io ho sempre difeso
In tutte le partite l'ho sempre voluto in campo e in sacca con un gol spettacolare al volo di potenza, dove poi purtroppo si fa male, anche se poi resiste in campo fino all'inizio del secondo tempo, ma poi dice stop. Grandissima tutta la squadra tra il primo e metà del secondo, sicuramente buoni in campo tutta quanta, diciamo il centrocampo mi è piaciuto tutto, anche Marco Capone questa sera ha fatto una bellissima prestazione, ma tutti hanno fatto una bellissima prestazione, non voglio escludere nessuno, però vedete che poi però vengono quelle famose domande che poi una persona come me, un tifoso come me e come voi si porrebbero e direbbero: ma se hai giocato così bene come oggi, perché quando c'era Serse Cosmi non ci giocavi, li mortacci vostra? Questa è la domanda che mi viene da chiedere e la faccio anche a voi, io ancora non so darmi una risposta, sinceramente non me la so dare e spero di avercene. Per il momento siamo proprio al fresco, siamo freschi, perché comunque là sotto sì, ha vinto il Cosenza, mi hanno detto, e appunto il Trapani è andato a vincere con il Pescara. Questo è a nostro favore, quindi io domani per il compleannino mi posso stappare sta bella bottiglia, regà, e me posso pure imbriaga alla faccia di tutti, perché almeno fino a lunedì posso stare così, fino a lunedì posso stare bello tranquillo, rilassato, che poi lunedì arriva il Venezia, andiamo a Venezia e poi chiuderemo a Trapani la nostra stagione, sperando che tutto finisca in questa maniera. Comunque torno a dire che qualcosa qualcuno mi deve spiegare, chiedo scusa ma voglio delle spiegazioni da questa squadra, da questi calciatori e da tutti quanti. Sono contento, andiamo a festeggiare e finalmente posso godere i mortacci vostri. Quindi ragazzi, iscrizione al canale YouTube, seguitemi su Instagram, muovete, che non vi costa niente a mettere in seguito. Un abbraccio, buonanotte.